Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presento l'Huawei Lash & Mate, ovvero il phablet della casa cinese, caratterizzato da dimensioni piuttosto generose ma giustificate dalla presenza di un display da 6.1 pollici. Anche in questo caso, come nel P2, ci troviamo però di fronte a un display purtroppo ancora 720p. Come potete vedere, i tasti sono dinamici, presenti nel display, che sfruttano ovviamente tutti questi 6.1 pollici presenti nella diagonale. Pur avendo una risoluzione ancora HD ready, il dettaglio comunque è ottimo. Il display si presenta comunque molto bene e se non avessimo confrontato con dei Full HD non ci saremmo resi conto della differenza. Abbiamo la solita interfaccia proprietaria di Huawei, piuttosto limitata nelle personalizzazioni, cosa che per molti potrebbe essere positivo. Abbiamo Android 4.1.2, l'Optimus, scusate il déjà vu, l'Emotion UI 1.5 di Huawei. Questo smartphone, smartphone non lo definiamo così, ma può essere anche definito phablet, ha delle dimensioni, come detto, piuttosto generose, ovvero 163,5 x 85,7 x 9,9 mm di spessore. I materiali sono piuttosto plastici ma ben fatti, pur facendo forza sulle scocche non abbiamo notato scricchioli di sorta. Unica pecca è, essendo una plastica lucida, vengono fuori piuttosto facilmente le ditate. Il device è disponibile sia con 1 o 2 giga di RAM a seconda dei mercati, verrà proposto a un prezzo piuttosto aggressivo, come abbiamo visto anche nel P2. Abbiamo la possibilità di customizzare il telefono con i temi, abbiamo quelli ufficiali e quelli fatti dalla community. Come potete vedere, è molto buona questa feature dei temi, visto che va a modificare diversi elementi come la dock, come i colori, l'interfaccia, lo sfondo, eccetera eccetera. Molto veloce, aspettiamo di provarlo e di metterlo sotto sforzo. Dovrebbe arrivare in Italia, non sappiamo quando precisamente, ma arriverà a un prezzo piuttosto aggressivo. Slot per la micro SD, bilanciere del volume, blocco sblocco e micro SIM.